Scandalo KuCoin. Cosa sta succedendo? KuCoin è accusato dalle autorità USA di violare le leggi antiriciclaggio e la normativa sul segreto bancario. Procuratori USA indicano che KuCoin ha operato senza registrazione, ingannando investitori sulla sua presenza negli USA. KuCoin, gestito da Chungan e Ketang, non aveva programmi adeguati KYC o AML per i suoi 30 milioni di clienti. Nonostante le accuse, Gan e Tang non sono stati arrestati. KuCoin non registrata come azienda di servizi finanziari negli USA. L'exchange è stato usato per riciclare denaro da attività illecite, inclusi trasferimenti da Tuonero Cash, un mixer di criptovalute sanzionato. Si stima che KuCoin abbia ricevuto oltre 5 miliardi di dollari e inviato oltre 4 miliardi di dollari di fondi sospetti e criminali. Le autorità cercano sanzioni pecuniarie e penali contro KuCoin, definita una cospirazione criminale multimiliardaria da Darren McCormack.